gli astanti convenuti qui nella sala del Consiglio Comunale, la quella cittadina, in un momento seppur diciamo ormai che si avvicina al lavoro, comunque di ferie, di tranquillità, di serenità, spero che siate stati tutti bene, è però un momento molto importante, un momento direi decisivo e soprattutto attinente in linea con quelle che sono le commissioni del PNRR, della nuova amministrazione, della programmazione elettorale, di quanto ci fossimo prefissati, anche assegnando incarichi importanti, innovativi, anche oltre il ruolo di Cristo nella fattispecie al Presidente del Consiglio Fausto Turbanti, che su questo ha impegnato tantissimo del suo tempo, ha investito tantissime delle sue energie, esulando anche da quello che è il suo principio compito di Presidente del Consiglio, e avendo questa assegnazione di delega rinnovo alla digitalizzazione del Comune di Grosseto, che ha preso con grande impegno, con grande entusiasmo, come è solito fare, portando, come vedete oggi, ad un grandissimo risultato in termini di innovazione, di sviluppo e di progressione verso il futuro. Quindi lo ringrazio sentitamente per essersi preso questo onere aggiuntivo e per aver dato prova di grande abnegazione, dedizione e affezione anche nei confronti della nostra amministrazione comunale. Ringrazio anche il nostro braccio armato, diciamo avveniristico, tecnologicamente avanzato, che non ha niente a che invidiare al resto del mondo, e lo dico con cognizione di causa, Netspring, qui vedo Saraferri, vedo i funzionari, i dipendenti che ci sono sempre vicini e che sono stati veramente di grande impegno e di grande aiuto, sono i fautori che proprio poi di questa rivoluzione digitale, di questo adeguamento che mi verrà presto descritto soprattutto dal Presidente del Consiglio Fausto Turbanti, che voglio proprio dare anche l'onore di poter illustrare in maniera chiara e specifica quelle che sono le innovazioni. Ringrazio anche, come vedete, noi cerchiamo sempre di fare come amministrazione il bene di tutti i cittadini, a prescindere dalle idee politiche, e quindi abbiamo invitato tutti i capigruppo, abbiamo invitato tutti i gruppi consigliari di destra e di sinistra, perché questa è un'innovazione che ovviamente si ripercuote in maniera benefica e fuoriera anche di miglioramenti nella comunicazione, nell'interazione, nella condivisione dei dati, nella condivisione delle documentazioni, nella potenzialità di inserimento dei dati, ma anche di partecipazione ai consigli comunali. Prego, ovviamente, qui apre più brevemente una parentesi, il passaggio con l'approvazione del Consiglio Comunale del rinnovo del regolamento appunto del nostro Consiglio, perché molte delle cose o alcune delle cose che saranno descritte potranno essere fattibili e possibili solo se il Consiglio Comunale passerà e darà il rinnovo appunto del regolamento comunale, che potrebbe ad esempio consentire anche a chi fosse colto da impedimento fisico a partecipare diciamo di persona fisicamente al Consiglio Comunale, potrebbero fare anche online, anche a distanza, contrariamente a quanto fino ad oggi sia avvenuto, ma ripeto, per questo bisogna che si cambi poi il regolamento, ma noi siamo già in condizioni eventualmente di poterlo fare. Quindi il Consiglio Comunale diventa più tecnologico, diventa più a passo con i tempi, diventa più in linea con quelli che sono gli impulsi comunitari. Ricordo, per chi se lo fosse dimenticato, che sui 730 miliardi l'Italia ha preso quasi 240 miliardi sul piano nazionale di presa e resilienza, e ci sono anche delle riforme però che sono doverose da parte degli enti pubblici e della pubblica amministrazione, una delle quali è la rivoluzione e l'innovazione digitale. Ecco perché abbiamo preso veramente di petto questa cosa, il Presidente Turbanti ci ha messo veramente grande impegno. Quindi noi abbiamo aggiornato, implementato, accresciuto le funzioni dell'impianto audio e video dell'ARA. Ricordo che è sempre possibile seguire online su YouTube, esiste un canale specifico anche per chi appunto in streaming fosse non presente e non potesse partecipare fisicamente, parlo dei cittadini, e questa è una cosa che rimane e resta, che era già appunto un'innovazione. E però le novità che sono più rilevanti, più degne della nostra attenzione, sono sintetizzate nel concetto di attivazione del cosiddetto portale web per il cittadino Consilium View, che raccoglie le riprese, le sedute, le trascrizioni in tempo reale. Sarà possibile anche attraverso l'inserimento di parole chiave ritrovare immediatamente un concetto espresso da un oratore, un concetto espresso da un partecipante alle sedute consigliari in maniera molto celere, veloce ed immediata. Ecco, quindi il miglioramento della appunto, capacità di comunicazione. Ci sarà poi per la prima volta nella storia della città di Grosseto e del Comune di Grosseto l'indicizzazione completa per parole chiave di ordine del giorno, oratori e trascrizioni sincronizzate che avranno un video, che avranno quindi
possibilità di impostare delle ricerche degli utenti su tutto l'archivio in una singola seduta in tempi brevissimi, in tempo quasi reale. Così come anche la possibilità di poter condividere contenuti direttamente sui social o acquisendo dei link. Quindi i consiglieri avranno a loro disposizione, come dicevo poc'anzi, un'applicazione che potrà appunto consentire loro, su richiesta, su possibilità, dopo variazione del regolamento comunale, di esprimere votazioni, richiesta di prendere parola, visualizzazione del tempo a disposizione degli interventi, degli altri oratori in attesa, quindi anche la lista e l'indicazione di chi poi vuole prendere la parola, inserimento e consultazione di documenti in tempo reale. Tutte cose che apparentemente sembrano semplici ma che sono complicate, ma ecco, e qui finisco perché non voglio sprecare e sciupare l'intervento del mio Presidente del Consiglio, a cui va tutto il merito di questa innovazione, costa anche meno di prima, e questo lo voglio sottolineare tre volte, ed è proprio l'ultima slide, quella dalla quale sarei voluto partire, ma invece poi sono andato come al solito braccio a braccio, dove praticamente con il vecchio contratto si spendevano circa 10.600 euro all'anno, con il nuovo contratto 7.000. Quindi abbiamo una valanga di opzioni, di possibilità, di potenziamenti, però una riduzione della spesa. Detto questo, e avendo ovviamente fatto i miei ringraziamenti, come al solito non per dovere istituzionale, ma perché effettivamente sento l'entusiasmo, percepisco la passione, ed essendo io un entusiasta e un appassionato, diciamo, operatore della pubblica amministrazione con tutti i miei limiti, quando vedo queste cose mi entusiasmo anch'io e prego tutti di mantenere questo entusiasmo, questa forza e questo spirito, perché le difficoltà non sono poche e sono tantissime. Quindi io passo immediatamente la parola al Presidente del Consiglio Fausto Turbanti e predispongo anche preventivamente la parola per il Direttore Generale Nesting, l'Ingegner Santelli. Grazie a tutti. Prego Presidente.